È un convegno che è molto importante perché ha preso una valenza distrettuale, quindi ci saranno praticamente, verrà illustrato che cosa si intende per affido, quindi col coinvolgimento delle famiglie, ma soprattutto l'implicazione sociale che questa istituzione ha. È molto importante specialmente in questo periodo perché noi abbiamo un periodo di accoglienza di persone che arrivano dall'estero e purtroppo ci sono tanti bambini da soli, quindi l'affido più che mai in questo momento è di estrema attualità. L'affido è, diciamo, un'alternativa più light rispetto all'adozione, ma in realtà implica da parte delle famiglie un impegno serio, forte. Sì. Per le famiglie è un grande impegno e poi ha anche una grossa implicazione emotiva comporta, perché comunque è un bambino che viene accolto esattamente come se fosse un figlio adottato, però non hanno poi le garanzie perché poi è un bambino che potrebbe ritornare nella sua realtà familiare. Quindi non è un'adozione per sempre, ma l'affido è temporaneo. È un istituto che funziona o che potrebbe essere migliorato? Sicuramente può essere migliorato. Da noi in Italia funziona abbastanza bene dove viene applicato e viene seguito bene anche dal punto di vista poi dell'aspetto legale, eccetera. Però devo dire che certamente si può migliorarlo. Come Lions, come affrontate questo tema nazionale? Ecco, il tema nazionale vuol dire non è un service, vuol dire che è un tema che viene sviscerato in tutte le sue argomentazioni, cioè praticamente viene considerato in tutte le sue sfaccettature, quindi si prendono in esame le famiglie che hanno già affrontato questo affido, che magari hanno già avuto dei bambini in affido, quindi hanno le loro esperienze, poi c'è un aspetto del sociologo praticamente che segue queste famiglie e poi l'implicazione a livello socio-economico che comunque ha una sua rilevanza.